qualcuno potrebbe pensare che stiamo parlando di una contromanifestazione a questo punto del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Così non è. La presentazione del libro Mala Unità ha voluto rappresentare, secondo gli autori, un modo diverso di celebrarla. Vediamo. Voi proprio a questa Unità d'Italia ci credete poco? Non è che ci crediamo poco, anzi diciamo che noi vogliamo un paese unito, ma un paese unito deve avere tutti quanti all'interno nelle stesse condizioni, è come in una famiglia non puoi avere figli e figliastri. In questo paese unito il Sud non c'è da nessuna parte e quindi non possiamo festeggiare un'unità che ci esclude. Nel momento in cui il Sud ci sarà a parità di condizioni con gli altri, allora l'unità sarà finalmente compiuta. Tra le mani quelli di Gigi Di Fiore, ecco, che cosa si è voluto rappresentare? Qualcuno dice che anche quella di oggi rappresenta quasi una contromanifestazione alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La cosa è bella, quando gli amici dell'Associazione Borbonica mi hanno chiesto di partecipare a questo progetto, è stata l'ampia libertà nella partecipazione e quindi la libertà anche di dare l'interpretazione che ognuno ritiene a questa partecipazione. Io ritengo che anche in questa occasione non si tratti di una controcelebrazione, ma di un contributo alla maggiore conoscenza del nostro processo unitario, che è poco conosciuto al nord come al sud. Ecco, ogni piccolo spicchio di nuova verità, ogni piccolo tentativo di approfondimento sui documenti e di conoscenza di quello che avvenne 150 anni fa, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, secondo me, questa è l'interpretazione che io do anche al titolo, ma la unità, invece che dividere, unisce le varie parti della nazione, stimolando al nord e al sud l'approfondimento dei diversi percorsi fatti per diventare un'unica nazione. Suon e libertà, ma soprattutto Mala Unità, sono questi due brani di Eddie Napoli, una voce conosciutissima al nostro pubblico. Da appunto questa canzone prende spunto anche il libro, che è molto più di un libro. Sì, è molto più di un libro, anche perché è tanti libri messi insieme. È un libro scritto a tantissime mani. Infatti, proprio per questo motivo ci sono i capi del meridionalismo, così tra virgolette, gli autori per eccellenza della questione meridionale, da Pino Aprile, Lino Padruno, Lorenzo Del Boca, non voglio dimenticare nessuno di tutti gli amici. Gigi Di Fiore, Ruggero Guarini, Angelo Forgione. E tanti altri ancora. L'idea nasce proprio dalla canzone Mala Unità, per la quale io... diciamo, ho sentito una grossa gratificazione nell'essere, aver in sintesi in 4 minuti detto ciò che accadde in quei tempi. Infatti Pino Aprile, come sentì la canzone, fui tra i primi ad ascoltarla. Disse, ma io, questa è proprio la sintesi del libro mio. Quindi, ma la unità è che è un neologismo che a me ricorda tante cose, ricorda la mala sanità, ricorda la mala vita. Io stavo per chiederlo, perché noi adesso, mentre andiamo in onda, in sottofondo sentiamo la tua canzone. Ma la unità sta per tante mali, sì. Ma questa città, questa regione, questa parte del territorio così importante ha la possibilità di un riscatto? La possibilità di un riscatto? Quindi ammazziamo proprio, come dire, la speranza di ognuno. No, allora voglio dire, come premessa ci tengo a precisare che tutte le associazioni e tutti noi non siamo né secessionisti, tantomeno filoleghisti, oppure vogliamo dividere un qualcosa che è stato unito a... È una Lega del Sud come qualcuno prospettava. Non mi risulta, però siccome, come appunto diceva Antonio Gramsci, che è il padre del comunismo, questa Unità d'Italia è stata fatta praticamente sul sangue specialmente della povera gente. Si contano quasi 1 milione di morti, si contano 3 milioni di emigranti, 2-3 milioni di emigranti negli anni successivi all'Unità d'Italia, e si racconta di una distruzione totale di un regno operoso e industrioso. Poi, voglio dire, borbonico è diventato quell'aggettivo dispregiativo che tutti utilizzano per dire, ah, se è borbonico, come ultimamente Pinocchio in televisione. Pino Aprile, Lorenzo Del Boca, Gigi Di Fiore, Ruggero Guarini, Lino Padruno e altri, insomma un libro scritto a più mani, e tra le mani c'è quella di Angelo Forgione. Un capitolo particolare quello che ti è stato riservato, quello che tu hai scritto, un quadro da restaurare. Cosa hai voluto dire?
Beh, già il titolo esprime tutto, insomma, si è ricostruito tutto il contesto storico, lo scenario storico degli avvenimenti del 1860, ciò che ha portato alla quella che è a tutti gli effetti un'invasione da parte dei piemontesi nel regno delle due Sicilie. Quindi è stato ricostruito tutto questo scenario storico integrandolo a frasi e situazioni che si sono avvicendate nel corso di questi 150 anni, quindi con contributi di vari meridionalisti sia del nord che del sud, che hanno dato un loro contributo per la ricostruzione appunto di questo quadro. Io, come spesso faccio per quel che riguarda le vicende della città, sono molto attento alla, ecco, all'analogia, i monumenti, insomma, quindi anche qui ho voluto lasciare una traccia, perché non è il caso poi di fare eccessivo vittimismo, nel senso che questo libro deve essere un punto di svolta. Cosa voglio dire? Voglio dire che questi 150 anni devono essere serviti in qualche modo per dare delle risposte, quindi le risposte sono che effettivamente non fu un'unificazione ma fu un'annessione. Ora ripartiamo da qui e cerchiamo anche di plasmare un po' la coscienza dei napoletani, perché se non prendiamo coscienza appunto proprio noi napoletani del fatto che la città va salvaguardata sia dal punto di vista della coscienza, anche del comportamento di tutti i giorni, quindi la salvaguardia dei monumenti, il bene pubblico, io credo che questo sia l'obiettivo principale di tutti. Forse noi. Proprio la concezione del pubblico che è particolare nel napoletano, ciò che è pubblico quasi come se non ci appartenesse. Ma probabilmente questo deriva proprio da questa sottrazione di coscienza, cioè tutto ciò che era nostro è stato sottratto, quindi probabilmente questo retaggio dal punto di vista psicologico porta a questa coscienza da parte dei napoletani del non sentirsi proprio il bene pubblico, cioè un palazzo reale, noi abbiamo sotto gli occhi il Palazzo Reale, il San Carlo, un centro storico che è patrimonio dell'umanità, quindi abbiamo un contesto sotto gli occhi che parla di un regno, lo abbiamo sotto gli occhi, ma in realtà poi noi oggi dopo 150 anni contribuiamo a distruggerlo. C'è una sorta, come dire, di idiosincrasia tra chi vorrebbe l'unità a tutti i costi e chi invece ritiene che questa unità non sia stata mai raggiunta. Ma innanzitutto penso che, come dire, l'articolazione concettuale di comunicazione, la contromanifestazione alla fine diciamo è una invenzione un po' giornalistica, nel senso che questo saggio, la presentazione di questo libro, ma la unità ha la pretesa di essere in qualche modo un documento ufficiale per testimoniare che esiste la cosiddetta altra storia, quindi il concetto del revisionismo storico, la necessità, la fame che evidentemente si acuisce in un momento storico in cui il paese celebra il 150esimo anniversario della unità d'Italia. Quanto al discorso della separazione come tesi opposta all'unità, è un paese che in qualche modo la disaggregazione, la disunità l'ha in qualche modo perseguita da sempre. Dal 1861 è un paese diviso per lingua, per economia, per presenza delinquenziale diversa. Al nord abbiamo avuto sempre una criminalità cosiddetta finanziaria, al sud abbiamo avuto una delinquenza più articolata nel concetto di malavita organizzata, quindi un paese che in effetti questa unità non l'ha mai raggiunta da un punto di vista di usi, di costumi, di tradizioni, di leggi, di norme eccetera. Credo che alla base di tutto questo ci sia l'avere in qualche modo dal 1861 in poi, con le leggi immediatamente successive alla unità, che sulla carta era un conto, nella realtà era tutt'altra, ha affidato al nord il tessuto industriale, al sud un tessuto che in qualche modo è stato assistito fino a qualche decennio fa. Istanze sempre maggiori di voglia di verità compaiono, e quindi probabilmente sarà possibile in occasione di questo 150 anni raggiungere uno spicchio di certezza in più e trovare qualche elemento di convergenza, perché non è possibile continuare a raccontare la storia dei vincitori a danno della storia dei vinti e pensare che con una mezza storia vera e una mezza storia di bugie sia possibile costruire anche il futuro. Il futuro lo si può costruire se c'è un passato condiviso, e il passato condiviso non si può raccontare con le menzogne. Il passato condiviso deve essere fatto sulle verità, e la verità è fatta di ricerche, di confronto, di opzioni che fino adesso sono venute a mancare, che però la unità è in grado di intercettare.